Io non ho parole. Chi mi conosce da quando il Condo è arrivato all'Inter sa perfettamente che io sono uno dei pochi tifosi, forse il 2% della tifoseria interista, che lo hanno sempre sostenuto. Uno di quei pochi tifosi che quando giocava male, che quando tirava fuori dal cilindro delle prestazioni abominevoli, che quando tutta la Serie A lo sfotteva e il 98% della tifoseria interista gli andava contro, si arrabbiavano, si infastidivano e facevano sì che lui capisse di avere un minimo di sostegno e un minimo di tifoseria dalla sua parte. Anche il 2% facevano sì che lui non si sentisse solo. Io credo ancora che Condobbia, o Condobbia, chiamatelo come vi pare, abbia delle grandi qualità e possa diventare un grande giocatore. Magari anche il centrocampista più forte della nostra attuale rosa. E perché no, permettetemelo, uno dei migliori centrocampisti della Serie A, del campionato italiano di calcio. Però, quando si va a toccare l'orlo della maleducazione, la pazienza scoppia. Ci si arrabbia nel vero senso del termine. E a questo punto non so più da che parte stare. Geoffrey Condogbia, non si presenta all'allenamento dell'Inter. Dopo che anche Ranocchia, a suo tempo, si è presentato all'allenamento. Froggy, Andrea Ranocchia. Non Marco Materazzi, Ranocchia. Ranocchia, eh. Che cosa dovrei dire adesso? Condo, io veramente non lo so. Ti voleva il Valencia fino a 2 giorni fa. Mo' manco il Valencia ti vuole più. Manco il Valencia. Io rimarrò dalla tua parte. Perché seppur tu ti sia comportato da egoista, da maleducato, da infantile, da demente, permettimi di dirlo. Perché una persona ragionevole in questa situazione avrebbe messo da parte l'orgoglio e il nervosismo ed avrebbe dato il massimo per, se te ne vuoi andare, no? Mettiamo che tu te ne vuoi andare, per attirare altre squadre, altre società, per far sì che qualcuno si interessasse a lui. E invece tu che fai? Non ti presenti, non ti presenti all'allenamento. Ma come puoi pretendere che un qualsiasi presidente si svegli la mattina e ordini al proprio dirigente sportivo di seguire, di interessarsi a un giocatore che non si presenta all'allenamento della propria squadra. Spiegamelo, commentami sto video, spiegamelo. Ce l'avrai un account su YouTube, no? E come? Spiegamelo, io non lo so. Non ci riesco veramente ad arrivare. Ti ripeto, ti sosterrò ancora. Qualora ovviamente tu dovessi scegliere di rimanere, io continuerò a sostenerti. Però qui abbiamo veramente esagerato. Io sto con Condo, ripeto, ma quando si va a toccare, come detto in precedenza, l'orlo della maleducazione, insomma, si superano veramente tutti i limiti. E a questo punto, purtroppo, mi ritrovo quasi obbligato a dare ragione a chi dice che Condogbia è un indegno, ma non per come gioca a calcio, per come scende in campo e per le prestazioni che tira fuori dal cilindro, per come si comporta, senza un minimo di senso della ragione, senza un minimo di, non so, di educazione. Ti sembra uno che la mattina si sveglia e si mette a sfogarsi, Condo? Ti sembra il tipo? Costo caldo poi, tenga una voglia. Che amarezza. Ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Sempre e comunque forza Inter, Condo. Renditi conto. Ecco, fa quasi rima. Ciao ragazzi.